Umili, poveri, pazienti e pieni di gioia. Con la vicinanza di questi frati è difficile non innamorarsi del progetto francescano. Devo ringraziare il cielo per questa presenza. Sono le parole del vescovo di Fano Armando Trasarti, che questa mattina ha officiato i funerali di padre Damiano Angelelli, il francescano più longevo della regione, che si è spento all'età di 101 anni nella notte tra sabato e domenica scorsi. Trasarti ha voluto riprendere la testimonianza e il significato della lettera ai Filippesi, perdere tutto per guadagnare Cristo e diventare a lui conforme. Decine i fedeli, i sacerdoti e i frati cappuccini che hanno voluto dare a padre Damiano l'ultimo saluto terreno nella Basilica di San Paterniano. Presenti anche il sindaco Massimo Seri e Cristiana Nardi, assessore del comune di Cingoli, città nativa del Francescano. Conosciuto e amato da tanti fanesi, arrivò in città nel 1946, prestò il servizio come custode del cimitero centrale fino all'84 e come cappellano per 70 anni fino al 2016. Poi, come ha raccontato il ministro provinciale Fra Sergio Lorenzini, nel giugno scorso aveva deciso di trasferirsi nella comunità dei frati cappuccini di Macerata, perché qua stava soffrendo a causa della pandemia. Non poteva più incontrare le persone, non poteva confessare o semplicemente regalare un sorriso e parole di conforto. Eppure, fino all'ultimo e con grande lucidità di mente e di spirito, ha voluto donare qualcosa. Era un uomo accogliente e gentile con tutti. È stato veramente un frate che ha amato le persone e che credo ha fatto sperimentare nella sua persona l'accoglienza di Dio. Questa accoglienza davvero mite, umile, bella e sorridente. Vorrei ringraziare padre Damiano per la sua testimonianza, ha proseguito Lorenzini, perché ci fa bene vedere un uomo, un frate, capace di far trasparire la bellezza, la dolcezza e la bontà di Dio. Io sono stato a trovarlo pochi giorni prima della sua morte, visitandolo lì a Macerata, e l'ho trovato nello spirito di sempre, sempre questo spirito gioviale, allegro, tant'è che mi disse: se padre provinciale, non preoccuparti, perché fino alla morte ci arrivo sicuramente. E questo era l'uomo Damiano, questo tratto gentile, leggero e molto cordiale. Al termine del rito funebre, un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro. Padre Damiano è stato sepolto nel cimitero centrale.